Non è stato di certo il battesimo del nuovo anno che avevano immaginato alla vigilia dirigenti, staff tecnico e giocatori del Cristian Barletta. Lo ha vinto 4-1 la Salinis, il derby giocato sabato scorso al Palasport di Andria. Lo ha interpretato meglio la formazione di Margherita Di Savoia, avanti già di 3 reti a metà della prima frazione. Inutile a 6 minuti dal termine il gol di Dell'Olio per il quintetto di Antonio Dazzaro. Siamo scesi, devo dire, nella parte iniziale del match in maniera determinata. Poi infatti i primi 5 minuti posso dire che sono stati nostri, poi dopo abbiamo subito 2 gol in maniera, diciamo, molto leggera e molto dubbia, che hanno condizionato l'umore dei giocatori e siamo scomparsi. Poi nel secondo tempo a tratti, grazie al cuore che alcuni dei giocatori ci hanno messo, siamo ritornati in partita, però sempre senza essere incisivi, però alla fine il Salins ha ampiamente meritato questa vittoria. È mancata la brillantezza dei giorni migliori al quintetto barlettano nella prima esibizione ufficiale del 2017. Non sono, diciamo, delle giustificazioni, però il lungo stop di quasi un mese, le feste natalizie, è un periodo particolare dove alcuni dei nostri neanche venivano da uno stato di salute anche precaria, hanno condizionato certamente il rendimento di qualcuno che poteva dare di più. Ora testa al Real de Montesilvano e la sfida contro gli abruzzesi in programma sabato prossimo al Pala di Sfida Mario Borgia. Serve una vittoria rigenerante non solo per la classifica, quella resta decisamente positiva per la matricola biancorossa, ma anche e soprattutto per il morale dopo la sconfitta con la Salinis, preceduta tra l'altro dal ricorso vinto dal San Michele, che ha escluso almeno momentaneamente il Cristian dalla Final 8 di Coppa Italia di Serie 2. E sabato ci aspetta un incontro determinante per la salvezza, e soprattutto in casa, dove dobbiamo cercare di non perdere punti per raggiungere il nostro obiettivo, che non lo dimentichiamo mai, è quello di chiudere quanto prima la pratica permanenza in A2.